Quindi oggi sono qua per parlarvi essenzialmente di Nevernight. Infatti qualche giorno fa la Mondadori mi ha inviato i PDF dei tre libri che compongono la trilogia di J. Christophe. Usciranno ufficialmente in libreria soltanto il 3 settembre, quindi si tratta di una super anteprima. Io sono molto molto emozionata e ho già iniziato a leggere il primo libro, Nevernight, mai dimenticare. Siccome mi piacerebbe leggere tutti e tre i libri prima dell'uscita ufficiale, ho pensato di fare un vlog invece che una recensione. Come vi accennavo, io ho le copie digitali, quindi mi vedrete spesso maneggiare il Kindle. Questa è la copertina italiana del primo. Io in realtà avevo già il libro in inglese, almeno il primo, perché l'avevo preordinato prima ancora che uscisse in lingua e ho la primissima edizione autografata. Il mio problema però con Nevernight in inglese, che è molto molto complesso, lo stile è molto particolare, quindi prima delle 100 pagine mi sono proprio arenata con la versione inglese, però mi stava piacendo perché comunque lo stile, come vi dicevo, è molto molto particolare e infatti nella versione italiana lo sto decisamente apprezzando di più. Mi sono trasferita qua comoda comoda con Jason per dirvi due paroline sulla trama di Nevernight. La protagonista mi è una ragazza di 16 anni con un passato terribile. Nonostante la giovane età ne ha veramente passate di ogni. Suo padre è stato giustiziato come traditore, sua madre incarcerata, è stato portato via anche il fratellino, quindi è rimasta veramente sola. Tutto questo accade quando lei ha circa 10 anni e tentano di ucciderla. Per fortuna in quel momento le viene in soccorso un'ombra a forma di gatto, quindi un gatto non gatto. Da allora cerca di sopravvivere in qualche modo e intraprende una carriera abbastanza particolare, ovvero quella dell'assassina. Infatti cercherà poi di entrare in una scuola proprio per assassini che da subito mi ha ricordato un po' Hogwarts, solo decisamente più crudo, violento, oscuro. Vi dico già che il linguaggio di questo libro è abbastanza forte. Quindi magari è una cosa che può piacere o non piacere. Per adesso, come vi dicevo, a me sta piacendo molto la storia e visto che probabilmente qualcuno me lo chiederà, si tratta di uno young adult? No. Nonostante la giovane età della protagonista, non si presenta come uno young adult, non è quello il pubblico, diciamo, di destinazione. L'ha scritto l'autore, se non sbaglio, su Goodreads in un commento al libro. Quindi sono abbastanza certa di quello che dico perché sono parole proprio dell'autore. Lo so, non sono un bello spettacolo, ma ho appena finito di leggere Nevernight. Mi è piaciuto veramente tantissimo, c'è giusto una cosina che non riesco proprio a mandare giù, però per il resto mi è piaciuto da matti. Adesso butto giù magari qualche pensiero e domani ve ne parlo per bene, però per adesso mi è piaciuto tanto. Come avete visto, ho terminato ieri sera la lettura di Nevernight, mai dimenticare. Ho anche scritto una recensione per il blog perché avevo veramente tantissimi pensieri e ho preferito buttarli giù tutti, quindi poi vi lascio il post sul blog nelle schede qua sotto in descrizione. Non sto a soffermarmi sulla trama perché potete leggerla ovunque, vi ho accennato bene o male di che cosa parla il libro. Vorrei concentrarmi sulle cose che mi sono piaciute e non piaciute di questo libro. La prima cosa che mi ha colpito è sicuramente lo stile. Mi piace il modo in cui l'autore racconta questo nuovo mondo, i suoi personaggi. In particolare penso che abbia caratterizzato molto molto bene Mia. I personaggi secondari secondo me non sono abbastanza spessi, diciamo, come la protagonista, però con lei ha fatto un lavoro strepitoso. Mi piace il linguaggio che viene utilizzato per le descrizioni, per i dialoghi. Nonostante io non sia una fan, diciamo, del linguaggio abbastanza esplicito, ho trovato che ci stesse molto bene all'interno di questa storia, visto e considerato anche i tipi di personaggi che sono presenti, lo scopo che hanno.
tutto bene o male ruota attorno alla morte, all'assassinio, a qualcosa di estremamente violento ma anche doloroso. Quindi secondo me ci sta tutto che la storia sia così particolarmente forte ed esplicita, sia nelle scene violente che in quelle sessuali. L'unica cosa che all'inizio mi piaceva tanto, ma ho trovato un tantino pesante andando avanti, sono le annotazioni. Arricchiscono tanto il mondo perché, tolte quelle, sicuramente il mondo creato da J. Christophe risulterebbe piattissimo. Capisco la scelta di non voler appesantire la storia inserendo, diciamo, nella storia principale tutte queste informazioni contenute nelle annotazioni, però il modo in cui vengono inserite queste annotazioni rischia molto di interrompere il ritmo, della storia. Io, infatti, da circa metà in poi le ho saltate quasi tutte, devo essere sincera, perché magari venivano riportate in un momento cruciale, quindi io volevo andare avanti, volevo sapere che cosa stava succedendo e non leggermi mezza pagina di annotazioni sul mostro della situazione. Un'altra cosa che magari può essere superficiale, ma che per me è contata molto, è la presenza di questo gatto non gatto. Messer Cortese, un gatto fatto di ombre che segue la nostra protagonista Mia. Il fatto che ci fosse un animale che accompagna la protagonista e che si faccia così tanto leva comunque su quanto sia importante il rapporto fra questi due, mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto perché mi sono potuta rivedere, nonostante l'oscurità, la violenza, il linguaggio, è un elemento che mi ha coinvolta tanto. La trama non mi è dispiaciuta, devo dire, ci sono alcuni colpi di scena per me prevedibili, altri che mi hanno effettivamente stupita, soprattutto il finale bomba. Devo dire che sono molto soddisfatta dalla mia lettura di questo libro. Ma passiamo ora alle cose che non mi sono piaciute. Vi ho accennato già delle annotazioni, quindi non sto a ripetermi. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire che riguarda la storia è la presenza di tantissima azione, movimenti e combattimenti. Non sono una grande fan di questo, quindi mi è pesato un pochettino perché ci sono delle descrizioni a volte un po' ridondanti, dei dettagli secondo me superflui che vanno a caricare questi momenti e mi sono un po' annoiata in quei momenti, però riguarda appunto una cosa ovviamente personale. Un'altra cosa che mi ha fatto storcere abbastanza il naso è il risvolto, diciamo, sentimentale di questa storia. Vi ho già accennato al fatto che sono presenti comunque delle scene sessualmente esplicite, ma in minima parte si parla anche di sentimenti. Per carità, non c'è nulla di sbagliato in questo, io l'ho trovato, tra molte virgolette, sbagliato perché mi è sembrato falso. Mi è sembrato falso perché i personaggi non li vediamo mai parlare di determinate cose, avere il tempo e lo spazio di approfondire la conoscenza, di viversi. Quindi molte frasi, molti atteggiamenti d'affetto mi sono risultati fuori luogo proprio per questo motivo qua. Quindi diciamo che anche se da una parte non mi dispiace leggere in un fantasy anche del risvolto eventualmente sentimentale e amoroso, in alcuni punti l'ho trovato un po' forzato in questa storia, un tantino, e quindi ha perso un po' di credibilità ai miei occhi. Ero lì a domandarmi: ma tutto questo quando è che è successo? Quindi diciamo che queste erano le cose che non mi hanno entusiasmata, però nel complesso è un libro che mi è piaciuto da matti e io infatti ho già qua sul mio Kindle il secondo libro. In inglese si chiama God's Grave, in italiano l'hanno tradotto con I grandi giochi Nevernight. Tra parentesi, adoro le copertine che hanno scelto, sono quelle dell'edizione inglese che preferisco, anche se io ho la copia, tra l'altro è qua, no, l'ho già messa di là perché lo vuole leggere anche Mr. Cibi, quindi a lui ho dato intanto il primo libro in inglese, che è la versione americana, molto molto bella, ma preferisco di gran lunga queste copertine, quindi sono troppo contenta che in italiano abbiano mantenuto queste copertine qua. Comunque, discorso superficiale. Adesso vado a fiondarmi, cioè non letteralmente, vado a fiondarmi tipo sul letto, sul divano o da qualche parte in casa a leggere. Colgo l'occasione della pausa merenda per farvi vedere
il libro in inglese di cui vi ho parlato in questi giorni, ma penso di non avervelo mai fisicamente mostrato. Come dicevo, il primo libro di Nevernight, è un'edizione veramente molto molto bella, ma se posso, anche se ancora non le ho viste da vivo perché usciranno solo il 3 settembre, secondo me quelle italiane saranno anche più belle. Da quel che ho visto su Instagram, vi dicevo, sembrano delle edizioni ancora più belle e curate nei dettagli, avranno le pagine qua colorate. La lettura di questo secondo libro non mi sta facendo impazzire, sono ancora solo tipo al 20%, 21%, però non mi fa impazzire perché c'è troppo movimento per i miei gusti. Era una cosa che avevo già notato con il primo libro, ma con il secondo l'ho notata ancora di più. Secondo me ci sono un sacco di dettagli inutili che non mi interessano. Poi probabilmente anche l'ambientazione, che è diversa rispetto al primo, che era ambientato a scuola, è un insieme di cose che non mi fanno impazzire. Sono praticamente a metà di God's Grave, i grandi giochi in italiano, e non mi sta facendo impazzire. Non riesco a capire tutti i commenti: ah, il secondo è anche più bello del primo, cioè non capisco tutto questo hype. Mi sento veramente sbagliata in questo momento, perché ok, ci sono delle cose nella storia che mi stanno piacendo, ma non mi sta coinvolgendo così tanto. Cioè, probabilmente anche il cambio di location sta incidendo sulla lettura, perché il primo era ambientato, diciamo, in una scuola e mi era piaciuta tanto come cosa, anche se una scuola di assassini, e sicuramente la storia poi, cioè, non c'entra niente col risvolto scolastico, diciamo. Questo secondo libro invece ha più a che fare, diciamo, col mondo dei gladiatori, che in realtà non è che mi dispiaccia, però non so, mi annoia come cosa. Mi sento veramente sbagliata in questo momento. Ho terminato la lettura anche dei grandi giochi di Nevernight e l'ultima metà è stata pazzesca, è successo tutto quello che non è successo praticamente nella prima parte. Ci sono un paio di colpi di scena finali che, oh mio Dio, cioè vi immagino la gente quando ha letto il libro e poi ha dovuto aspettare un anno, se non di più, per leggere il terzo. Cioè io non ce l'avrei mai fatta, mai fatta, mamma mia che finale, un finale veramente bomba, cioè bellissimo. Continua a non farmi impazzire il risvolto sentimentale, perché di nuovo mi chiedo, ma tutto questo quando è successo? Cioè, ma com'è possibile? Non sono molto convinta delle altre cose, insomma, che non mi sono piaciute, non mi stavano piacendo, ve ne ho già parlato. Nel complesso questo secondo libro mi è piaciuto un po' meno rispetto al primo, perché la prima metà proprio è stata un po' pesante per me. La seconda si è ripresa tantissimo. Mi sarebbe piaciuto, ecco, che fosse stato un po' più equilibrato, perché comunque un libro è abbastanza lungo, sono più di 500 pagine, quindi è pesante leggere più di 200 pagine in cui magari non succede granché, poi le ultime che succede tutto. Una cosa che devo riconoscere a quest'autore è che si prende un po' gioco di noi, dei nostri piccoli sentimenti, e ci fa venire degli infarti pazzeschi. Però è anche il bello di questa serie, secondo me, perché pensi di aver già capito tutto e invece no, sei un povero illuso. Condizioni pietose, perché sono tornata dalla montagna e quindi sono un po' provata, perdonatemi, ma non avevo veramente voglia di truccarmi, sistemarmi. Tra l'altro è sera, sono le 8:30 circa, ho appena finito di lavare tutti i piatti e adesso andrò avanti con il terzo libro di Nevernight, ovvero Alba Oscura. Prima di partire per la montagna ho infatti iniziato il terzo e ultimo libro. Sono arrivata poi a un terzo, poco più. Sono al 37% in questo momento e per ora non mi fa impazzire questo terzo libro. Spero che non si riveli come il secondo, che la prima metà l'ho trovata noiosa, un po' pesante, la seconda metà invece epica. Diciamo che alcune cose mi stanno piacendo, ci sono alcune piccole risposte della storia che
mi convincono, mi piacciono, però di nuovo trovo il ritmo un po' altalenante, cioè per me è un pochettino lento e i momenti di azione sono troppo d'azione, cioè lo so, è una cosa un po' mia personale, però vabbè. Ieri non avevo in programma di terminare il libro perché ero circa al 72%, ma poi capitolo tirava l'altro. Diciamo che quest'ultimo 30-35% è stato bellissimo. Non vi ho nascosto in questi giorni che il mio più grande problema con la serie, che è veramente molto molto d'avventura, d'azione, ci sono tanti combattimenti e questo non sempre mi fa impazzire, l'ho trovato un po' pesante, proprio perché per mio gusto non mi fa impazzire, quindi è un elemento molto molto presente nella storia, quindi ho fatto un tantino fatica. Un'altra cosa che mi ha creato, diciamo, difficoltà, soprattutto nella lettura dell'ultimo volume, sono i personaggi, perché a parte Mia e un altro personaggio che non vi dico per non farvi spoiler, degli altri purtroppo non me ne fregava niente. Forse perché molti di questi sono stati introdotti con il secondo libro e anche nel secondo libro ho avuto molta difficoltà riguardo i combattimenti, l'azione. Forse perché in realtà non sono stati molto molto approfonditi. Dare due o tre nozioni sul loro passato, sulla loro famiglia, sulle ragioni che li spingono a lottare, per me non è molto approfondire un personaggio. Non mi è bastato quelle due o tre battute buttate lì, insomma. Quindi non sono riuscita a legarmi ai personaggi. In quest'ultimo libro ovviamente si doveva cercare di concludere l'arco dei vari personaggi, quindi ho fatto molta fatica anche per questo motivo. In realtà quello che accade mi è piaciuto, mi ha coinvolta, secondo me è una serie molto di intrattenimento e se vi piacciono i fantasy d'azione con combattimenti, questo sicuramente vi farà impazzire, soprattutto se siete magari quel tipo di persona che si lega molto ai personaggi. Ecco, vi piacerà molto questa lettura perché vi coinvolgerà emotivamente. Io non ho il cuore di pietra, però questo con me, ad esempio, non è accaduto. L'unico personaggio, diciamo, di cui mi importava era Mia e sono molto soddisfatta della sua crescita. Non voglio dilungarmi perché non voglio farvi spoiler e non avrebbe senso dire non dire cose. Cerco di riassumere quella che è stata la mia esperienza con Nevernight perché alla fine ho letto i tre libri in poco più di 2 settimane, quindi è stata veramente una full immersion in questo mondo che da una parte mi è piaciuto da impazzire, dall'altra purtroppo non sono riuscita a gustarmi tanto perché molte note le ho saltate. Perdonatemi. Erano interessanti le cose, soprattutto riguardo ad esempio al culto, alla politica, diciamo, di questo nuovo mondo, le creature, però a volte si entrava troppo nel dettaglio in momenti in cui magari non volevamo sapere quanti denti ha quel coso o come funziona una certa religione, perché eravamo proprio nel culmine magari di un'azione, quindi dovevamo andare avanti. Per questo secondo me molte note sono invadenti perché interrompono veramente il flusso, il ritmo della storia. Mi è piaciuta tantissimo Mia, soprattutto all'inizio mi ha ricordato un po' Vin di Mistborn, ovviamente però molto più cazzuta, diciamo, molto più forte, scorretta, esplicita. Non è l'eroina della storia, questo lo ripete lei stessa, perché non ha niente di eroico, diciamo, almeno è quello che lei pensa. È abbastanza scorretta, appunto, come ragazza. E non si pretende di fare la morale in questa storia, è puro intrattenimento. Certo, si parla del senso di giustizia, l'eterna lotta del bene contro il male, del concetto di famiglia, degli affetti. Mi è piaciuto dunque? Certo, mi ha veramente tenuto compagnia in alcuni momenti, ok, mi ha un po' annoiata, è stata una lettura un po' pesante perché non mi stava prendendo, però in linea generale sono molto molto soddisfatta della lettura di questa trilogia. Il primo libro per me rimane il migliore, è quello che veramente mi ha sorpresa di più proprio perché non sapevo che cosa aspettarmi e soprattutto l'aspetto esplicito, anche sessualmente esplicito, non me lo aspettavo, non sapevo che era presente in questa storia, quindi mi ha
sconvolta, però in positivo. Anche i vari intrighi presenti nella storia comunque mi hanno sempre colpita e sorpresa. Un paio di cose le ho trovate prevedibili, però per il resto l'autore è riuscito a sorprendermi. Il suo stile di scrittura mi è piaciuto tanto, a parte le note, la sua ironia, il modo in cui interagisce, diciamo, con il lettore, l'ho trovato molto molto stimolante e simpatico, almeno a me è piaciuto. In conclusione, vi consiglio di leggere Nevernight. Assolutamente sì, ma solo se vi piace il fantasy ricco di azione, di lotte e combattimenti. Vi consiglio Nevernight se state cercando un personaggio oscuro, scorretto, come vi dicevo, senza filtri, un personaggio che non è minimamente l'eroe della storia. E infine ve lo consiglio se non vi spaventano le storie violente ed esplicite, sia nel linguaggio che nei fatti raccontati. Siamo giunti quindi al termine di questo video. Mi avete tenuto compagnia per svariati giorni, lo so che non vi sembrerà perché vedrete questi minuti tutti assieme, però ecco, è stato bello documentare pian piano la mia lettura. Spero che abbia fatto piacere anche a voi. Se avete già letto Nevernight, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, soprattutto se vi è piaciuto o meno, e se ancora non l'avete letto, fatemi sapere se avrete intenzione di dargli una possibilità. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!